Sono Manuele, sono anch'io in classe con loro in quarta scientifico e vi parlerò di come funzionano gli impianti fotovoltaici. Allora, esistono due tipi di impianti fotovoltaici, quelli connessi alla rete elettrica e quelli isolati. Noi abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché frequentando il liceo scientifico ci sembrava utile trattare questi argomenti che abbiamo affrontato più volte e che sarebbero stati utili sia a noi ma anche agli altri. E io invece ho pensato di aderire a questo progetto perché nella tesina d'esame che porterò in quinta e porterò le città verdi, quindi energie rinnovabili e cose di questo genere, quindi come argomento era molto pertinente e mi sembrava molto interessante. In questo progetto noi siamo i professori, mentre i nonni sono diventati gli studenti e di conseguenza questa è la grande novità del progetto, perché è una cosa per noi inusuale dover insegnare a degli altri, dato che di solito sono gli altri che insegnano a noi stessi. E questa situazione è un po' una novità, perché noi siamo abituati a stare sempre noi dietro il banco, ad essere sotto esame, diciamo, e invece in questo progetto ci siamo trovati a rivederci nei nostri professori e rivedere noi stessi nei nonni, appunto, quindi è una situazione interessante. Il progetto Nonno Leonardo si suddivide in 5 incontri e quello che stiamo facendo oggi è il quarto. In questo incontro spieghiamo ai nonni come si può ottenere energia dalle fonti rinnovabili. Queste fonti sono appunto l'opposto delle fonti non rinnovabili, ovvero il petrolio e i suoi derivati, che inquinano l'ambiente e sono presenti in quantità limitate. Il progetto Nonno Leonardo è portato avanti da ragazzi di questa scuola, del BUS, che sono volontari. E quindi questo è proprio un servizio di volontariato. Fare volontariato con qualsiasi persona, che può essere disabile oppure semplicemente un anziano, porta comunque sempre delle belle sensazioni e quindi è molto bello proprio a livello personale fare queste esperienze. Se mi venisse riproposta un'esperienza del genere la rifarei molto volentieri, perché comunque è una bellissima esperienza, costa fatica, però alla fine tirando le file l'esperienza è molto bella. Ho pensato di iscrivermi a questo corso del Nonno Leonardo, primo perché l'ho visto sul sito del comune. Sono corsi interessanti per le persone ormai oltre i 60, via. Quindi anche per impegnarsi in qualcosa di utile e per avere delle nozioni a livello così di energia, un po' di tutto. Ecco, a me interessava questo, le varie fonti di energia e sapere perché c'è la luce solare, la luce biomassa e via discorrendo. Ecco. Per me venire a questi corsi dove ci sono i ragazzi che hanno il ruolo di insegnanti, vedo la maturità di questi ragazzi, come ora sono circa 17enni e sono molto maturi a livello culturale, li vedo impegnati e trasmettono a noi il tempo nostro, che era un po' diverso, ecco. Noi avevamo sempre timori dell'insegnante, del professore, temorosi sull'altolà, in dritti, fermi, mentre questi ragazzi li vedo molto preparati. E poi è interessante avere un rapporto anche tra la persona più grande e il giovane, quindi per me è molto utile, ecco. Vedo la maturità che l'acquisiscono anche impegnandosi ed espongono con molta tecnica la materia che ci presentano.